In questo secondo video trattiamo i meccanismi di ribaltamento semplice. Il ribaltamento semplice riguarda la rotazione di una parete, generalmente di un prospetto dell'edificio, attorno ad un asse posto alla sua base. Un asse che può essere, appunto alla base dell'edificio, quindi interessare la parete in tutta la sua, estensione nell'elevazione, oppure una porzione di parete, in quota. Oltre al ribaltamento semplice, meccanismi di ribaltamento sono anche di tipo composto e possono quindi interessare cantonali o porzioni di muri ortogonali. Avremo modo poi di esaminare questi vari casi. Partiamo subito quindi dall'esempio di ribaltamento semplice che abbiamo preparato per il nostro edificio e dove sono già stati definiti due cinematismi relativi al terzo piano e anche al secondo e al terzo insieme del prospetto laterale dell'edificio stesso. Vogliamo costruire insieme il cinematismo che coinvolge tutta la parete nella sua elevazione, quindi che fa rotazione Sì. attorno al Bene, piano terra. per far questo andiamo a creare un nuovo cinematismo che andiamo a rinominare come ribaltamento a partire dal piano 1 e proseguiamo con la definizione dell'asse di rotazione. Per farlo scegliamo il ribaltamento semplice tra le tipologie di cinematismo e definiamo il punto iniziale e il punto finale della cerniera. A questo punto proseguiamo con la selezione dei corpi partecipanti al cinematismo, quindi attiviamo il comando e cliccando sul corpo lo aggiungiamo ai corpi partecipanti. Bene, con questo si conclude la definizione del cinematismo. È possibile subito visualizzarne un'anteprima per apprezzare che si tratta effettivamente del ribaltamento semplice intorno all'asse che abbiamo definito, ma questa anteprima è anche molto utile per verificare che le forze in gioco siano effettivamente considerate. Infatti, attivando la visualizzazione dei punti materiali e dei solai, è possibile notare che i punti e le linee di scarico dei solai effettivamente seguono il muro nella sua rotazione. Bene, questo è molto importante perché è una conferma all'input, ci fa vedere appunto proprio le forze coinvolte nel moto della parete. Infatti, a questo punto il calcolo è già stato effettuato perché si tratta di un calcolo interattivo e effettivamente è disponibile il valore del moltiplicatore di collasso nella leggenda, così come il risultato della verifica allo stato limite di salvaguardia della vita. Ma Ecco, queste i non sono le uniche. risultati, appunto, i risultati li possiamo vedere anche nella griglia delle proprietà. Sì, infatti è sufficiente selezionare il cinematismo dal navigatore per visualizzarne le proprietà. Le prime riguardano insomma delle proprietà in input, quindi sono altre proprietà che possono essere impostate, tra le quali notiamo la verifica allo stato limite di danno, che se viene attivata sarà visibile anche nella leggenda e rappresenta appunto la verifica per questo stato limite. E poi abbiamo i risultati, che riguardano il moltiplicatore di collasso, la massa partecipante, la frazione di massa partecipante o l'accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo, così come i risultati delle verifiche allo stato limite di danno e di salvaguardia della vita, tra cui notiamo gli indicatori di rischio sismico in termini di PGA e di tempo di Molto ritorno. importanti per le analisi di vulnerabilità attuali. Ecco, la prima cosa che ora potremmo chiederci è se vogliamo arretrare l'asse di rotazione. Finora, infatti, abbiamo considerato un asse corrispondente allo spigolo esterno dell'edificio, che sappiamo corrisponde all'ipotesi di resistenza a compressione infinita. Supponiamo invece che la resistenza a compressione sia finita e si voglia valutare cosa accada al nostro cinematisma arretrando l'asse. Con che modalità Bene, possiamo affrontare per questo farlo aspetto? andiamo a duplicare questo cinematismo che viene inserito quindi nella griglia delle proprietà, lo rinominiamo come per riconoscerlo con arretramento e adesso è sufficiente selezionare l'asse di rotazione e agire sulla proprietà arretramento della prima cerniera. Abbiamo due opzioni. Uno è quello di inserire il valore dell'arretramento direttamente nel campo della proprietà, oppure quello di modificare
calcolarlo in base ad alcune caratteristiche. Ecco, questa finestra ci dà la possibilità di scegliere il polo di rotazione, ci presenta il carico verticale che automaticamente è stato calcolato fino alla sezione dove si trova l'asse di rotazione, un valore in input della resistenza a compressione che possiamo conoscere dal tipo di materiale e che però qui è in input libero in quanto possono essere trattati vari casi anche di murature eterogenee. Ecco, e da questi dati segue il valore d'arretramento della cerniera che può essere o meno confermato. Se lo confermiamo, si aggiorna la griglia delle proprietà e di conseguenza i risultati. Sì, infatti notiamo che l'asse è stato arretrato rispetto allo spigolo esterno del muro e quindi anche il moltiplicatore di collasso ha subito una leggera variazione. Certo, una diminuzione infatti in questo caso. Bene, ci chiediamo Bene. ora come potremmo operare se volessimo considerare, anziché la parete nel suo insieme, una fascia intermedia, per esempio delimitata dalle aperture. Bene, per far questo andiamo di nuovo a fare una copia del ribaltamento completo della parete e lo rinominiamo con fascia intermedia per riconoscerlo. A questo punto è necessario effettuare dei tagli ai corpi partecipanti, quindi ci affidiamo al comando taglio tramite polilinea, selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo la polilinea che individuerà il piano di taglio. A questo punto verifichiamo che il taglio sia quello voluto e confermiamo. Notiamo che effettivamente i corpi sono stati tagliati. Adesso effettuiamo il taglio anche dall'altro lato, in modo da considerare soltanto la fascia intermedia. Confermiamo il taglio. Togliamo anche il cordolo superiore. Bene, e con questo abbiamo tagliato i corpi, ma finché non deselezioneremo i corpi laterali, il cinematismo rimane quello che era stato definito in precedenza. Quindi dobbiamo affidarci al comando seleziona corpi, questa volta per deselezionare i corpi che non vogliamo partecipino al Ecco, meccanismo. vi faccio notare che mentre stiamo deselezionando si aggiorna in tempo reale il moltiplicatore di collasso. È curioso questo aspetto, ma riguarda proprio il fatto che cambia la geometria, cambiano i risultati e quindi c'è un aggiornamento costante di quello che accade. Sì, perché è un calcolo sempre interattivo. A questo punto possiamo visualizzare l'anteprima della rotazione per apprezzare come si muova soltanto la fascia intermedia che abbiamo voluto considerare. Certo. E possiamo procedere con un nuovo cinematismo. Sì, ora ci interessa cominciare ad esaminare le grandi potenzialità dei tagli nelle pareti attraverso l'inserimento di cunei ortogonali. Quindi cominciamo a vedere come si può trattare il ribaltamento di questa parete che si trascina dietro una porzione di murature ortogonali. Bene, torniamo quindi al ribaltamento semplice e effettuiamo una copia di questo cinematismo, andando a rinominarlo come cuneo di distacco per riconoscerlo. Bene, anche in questo caso è necessario tagliare i corpi con dei piani, quindi utilizziamo il taglio tramite polilinea, selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo il profilo del taglio. Decidiamo di partire dalla base, arrivare tramite una linea inclinata fino allo spigolo della cerniera, allo spigolo della finestra, scusate, e proseguire così all'altro spigolo. A questo punto potrei andare nello spigolo inferiore della finestra superiore oppure proseguire con più o meno la stessa inclinazione che avevo in precedenza. Quindi andiamo qui. Bene, e confermiamo il taglio. Bene, a questo punto possiamo selezionare tra i corpi partecipanti anche quelli appartenenti al cuneo di distacco, che vengono così aggiunti al cinematismo. Ecco, vediamo Infatti, subito un'anteprima dello spostamento con queste parti del cuneo e poi questo cinematismo verrà ripreso nel video successivo per un'analisi più approfondita. Vedete? È molto interessante perché ho potuto effettivamente seguire la reale geometria dell'edificio.